Ciao ragazzi, io sono Red e oggi finalmente recensiamo un fucile a pompa. So che vi sono mancati, quindi ve ne abbiamo portato uno molto molto particolare. Sto parlando del modello G3 della serie Invicta, molto molto interessante, sigla che poi si parte. Sai quando ho deciso di cicciare fuori sul mercato la nuova serie di fucile Invicta? In particolare il modello G3 va a risolvere tutti i piccoli problemini che c'erano col modello G2, in particolare affidabilità e precisione. Infatti molti avevano notato che col modello G2 la precisione, soprattutto su distanze molto lunghe, lasciava un po' a desiderare e ci potevano essere qualche piccolo problema di incameramento dei colpi con alcuni pallini che rimanevano all'interno e facevano effetto maracas. Il funzionamento è a gas, infatti molto figo che andrete a caricare la bombola che è messa nel calcio stile M4, che personalmente trovo veramente molto figo e molto comodo da imbracciare. Questo modello, come vi ho detto, ha la canna accorciata. Addirittura, cosa a mio parere più figa su questo fucile, oltre alla bombola ovviamente di gas presente all'interno del calcio, è che può sparare una rosata di 3 o di 6, grazie ovviamente alle tre canne interne al fucile. Finita questa piccola overview, avvicinatevi e andiamo ad analizzare pezzo per pezzo questo piccoletto. Partendo dalle dimensioni, che per quanto riguarda i fucili da soft air purtroppo contano. Cazzo lo stavo per dire io. Troviamo una lunghezza di 74 cm con calcio completamente esteso e di 66 cm invece con calcio completamente chiuso. Particolarmente utile questo stile molto compatto del fucile in situazioni ovviamente di CQB, dove avrete bisogno di girare gli angoli in maniera comoda, e un fucile lungo 3 metri vi porterebbe solamente a farvi schioppettare. Per quanto riguarda il peso invece sarete piacevolmente sorpresi di scoprire che il fucile pesa 2,2 kg. Potrebbe sembrarvi tanto, vi assicuro che non lo è, soprattutto quando avete il fucile in mano, in quanto la dimensione ridotta vi fa avere il peso posizionato tutto nello stesso punto e quindi non vi si va a sbilanciare da una parte dell'altra, e soprattutto essendo fatto tutto in metallo vi assicuro che quando lo prendete in mano riconoscerete sicuramente la differenza tra questo e un fucile da pompa plasticoso, anche un po' del cazzo. Partendo dal fondo troviamo subito un calcio QRS con un poggia spalla veramente molto comodo, con questa imbottitura molto morbida appunto sulla clavicola. Altra cosa molto importante è che all'interno del tubo del calcio c'è la bombola del gas che possiamo andare a ricaricare in maniera semplice, come vi avevo già detto, tramite questa valvola, esattamente uguale a quella che si trovano sui caricatori delle pistole a gas. Molto molto comodo e molto molto pratico, non va assolutamente a interferire con il calcio o altre cose, ed è l'equivalente di avere le batterie appunto all'interno di questo tubo qui. Caricando completamente la bomba avrete a disposizione due bossoli interi. Vi ricordo che all'interno dei bossoli vi stanno 30 colpi, quindi più che a sufficienza per riuscire a giocare un intero game, e anche se doveste finire il gas in mid game potete ricaricarli in maniera veramente semplice e vi occuperà non più di 20 secondi. Spostandoci più avanti troviamo un'impugnatura M4, molto fighe le scanalature che sono state fatte, vi permette di afferrare il fucile in maniera salda e non vi scivolerà mai di mano. Il grilletto è normale, troviamo la sicura giusto lì di fianco, quindi così come potete vedere è non insicura, così invece è senza sicura. Molto semplice, è giusto di fianco al grilletto, quindi siete sicuri di ricordarvi quando è inserita e quando no. È provvisto anche di attacco per il portacinghie QD, si può spostare da una parte come era prima o dall'altra in maniera semplice e veloce. Ovviamente è a un punto solo, in quanto il fucile è molto corto, potete lasciarlo penzolare di fianco nel caso si debba fare una transizione da arma principale a pistola, o magari transizionare appunto da questo a un fucile. Proseguendo in ordine troviamo un'attacca di mira, c'è solamente questa qua posteriore, in quanto non è che vi serva più di tanto dover mirare anche sulla punta, in quanto il fucile è abbastanza corto. Per quanto la canna sia corta vi assicuro che tira drittissimo, lo papa all'interno è fisso quindi non potrete andarla a regolare, ma vi assicuro che non ne avrete bisogno in quanto il tiro è estremamente preciso. Tra l'altro faccio un piccolo off topic, quelli con la canna più lunga sono ancora più precisi di questo, che comunque è incredibile, e li abbiamo venduti un'ora fa, quindi mentre stavamo facendo la recensione li abbiamo già venduti, giusto per darvi un'idea della qualità dell'oggetto di cui stiamo parlando. Il paramano, che vi serve ovviamente per incamerare il colpo, è provvisto di attacchi and lock in modo tale che ci possiate attaccare un calcio frontale o un grip in modo tale da poter ricaricare in maniera semplice. Non è affatto duro, in quanto ovviamente il funzionamento è a gas, utilizzandolo non starete andando a caricare una molla ma semplicemente a incamerare i colpi successivi. Per quanto riguarda invece le parti interne, Secutor ha risolto tutti i piccoli problemini che c'erano stati con la serie precedente, partendo dal serbatoio del gas. La valvola è semplice da utilizzare, non ci sono più perdite da nessuna parte. L'incameramento del colpo invece è molto più semplice, molto più fluido, non vi si incastra più ed è armonioso. E poi hanno sostituito molte delle parti interne con componenti in metallo di maggior qualità, in modo tale che il fucile e le possibili rotture che si possono avere con esso siano estremamente difficili, a meno che voi non ci cadiate sopra, allora lì è un altro paio di maniche.
Per citare un paio di queste cose interne, troviamo un cilindro migliorato, una nuova guida molla, un o-ring più spesso e di migliore qualità, parti in alluminio fatti al CNC, quindi veramente di alta qualità ragazzi, nuove viti e parte del guscio in polimero. E dulcis in fundo, come vi ho detto, può sparare una rosata da 3 pallini o da 6 a seconda che voi lo andiate a impostare grazie alle tre canne interne lunghe 220 mm e che vi garantiscono una rosata veramente precisa e concentrata. Oltre al fucile in scatola troverete anche tre bossoli da 30 colpi, ovviamente 6 mm e uno speed loader per caricare suddetti bossoli. Qualche pallino che non dovete usare e uno scovolino per pulire la canna. E il certificato di qualità con la firma a mano di chi l'ha certificato e ovviamente testato. Va bene, tutto molto divertente, tutto molto bello, ma come spara? Prova di tiro. Ma ce lo ricordiamo Sandman in MV3? Tutti a pensare a Ghost, poveretto, ma Sandman di MV3? Perché? Che adesso la recensione diventerà tipo io, ragazzi, bello questo fucile. Cazzo, è quello che muore alla fine, alla penultima missione, prima di andare ad ammazzare Macron. Era il più bello di tutti. Che tristezza. Delta Force. Ci mettiamo il clippino, va bene. Bene, passiamo alla prova di tiro. Vi faccio vedere come caricare il tutto, sia il bossolo che il gas. E poi dopo vediamo come spara. Partendo ovviamente dal bossolo, lo prendiamo. Prendiamo un BB loader e, come facciamo con i caricatori monofilari, lo riempiamo con tutti i pallini che servono. Per inserirlo all'interno, grazie a questa levetta, apriamo lo sportello. Prendiamo il bossolo, ce lo infiliamo dentro, chiudiamo e siamo pronti. Per caricare invece il gas, come vi ho fatto vedere, c'è la pratica valvolina sul calcio. Così è caricato. Se avete sentito un po' un fischiare d'aria, perché quando cerchiamo di caricarlo un pochino esce sempre, non c'è da preoccuparsi, è normale. Il fucile quindi è pronto a sparare, vediamo come spara. Molto molto bene, figo anche che esca un po' quel fumino da davanti, più che altro perché ovviamente il gas è molto molto freddo, non per altro. L'unico piccolo appunto che mi sento di farvi è che dovete stare bene attenti di portare fino in fondo il paramano e completamente avanti, altrimenti vi potreste bloccare a metà. Non è nulla di particolare, semplicemente ci dovete prendere un attimo la mano, sennò come avete visto potete rimanerci semi bloccati in mezzo. Molti di voi adesso si staranno chiedendo com'è che si va a impostare la raffica da 6, visto che non c'è selettore di fuoco sul corpo del fucile. Beh, sono qui apposta per spiegarvelo. No, non rispondere. Ok. Cioè, davvero è partito il fax proprio adesso? Proprio qui all'interno dovreste essere... Come potete vedere qui all'interno, forse non lo vedete perché è veramente minuscolo, c'è un numerino 3. Andando a tirare indietro invece si andrà a rivelare il numero 6. In questa maniera, quando andrete a sparare, voi sparerete 6 colpi e non 3. Nel momento in cui lo volete andare a cambiare, vi basta coccare il fucile e cambiarlo. Pronti? I due colpi sopra, come avete visto, erano con una rosata di 3 pallini. Invece al centro proviamo una rosata da 6. Non mi devi seguire, Sara. Azione. È sparito, vero, adesso? È sparito. Pazzesco. Bene, i primi tre colpi del primo colpo sono andati leggermente più a destra, perché ovviamente bisogna un attimo abituarsi a come spara il fucile, però sono finiti tutti all'interno di questo cerchio. Gli altri tre, sempre un pochino più a destra, però sono entrati all'interno del cerchio. I primi due, il terzo, era leggermente più fuori. Per quanto riguarda invece la rosata da 6, come potete vedere, abbiamo preso, a parte questi tre punti, tutti sono finiti sul bersaglio. Quindi una precisione estremamente buona, soprattutto perché la sagoma qui presente non sarà poi effettivamente grande, anzi un po' più piccola, delle sagome a cui andrete a sparare poi sul campo. Quindi anche come precisione, come vi ho detto, è veramente veramente buono. Soprattutto se volete incrementare ancora di più la precisione, vi consiglio il modello con la canna più lunga per avere effettivamente un'accuracy del 100%. Passiamo adesso alle conclusioni finali. Grazie mille, da qui continuo io. Questo è un fucile buono. Veramente buono, è uno di quei fucili a pompa che non sono il solito plasticone che prendete in mano e sentite che è di qualità un po' bassa. È tutto in metallo, quindi quando lo imbracciate è veramente... Tu non hai visto cosa è successo perché avresti riso molto. Ci sono i fantasmi? Questa ce la metto tantissimo. Puff.
È uno di quei fucili che quando imbracciate, prendete in mano, vi lasciano molto soddisfatti, più che altro perché sia per il peso che per i materiali di cui è composto sembra veramente molto molto vero e quindi molto molto realistico. Per quanto riguarda invece le caratteristiche un po' più tecniche, oltre a una rosata estremamente stretta sotto i 15 metri e comunque un arrivo al bersaglio veramente preciso sui 30, per quanto riguarda invece il funzionamento, quindi l'alimentazione del fucile, intanto avere il serbatoio all'interno del tubo del calcio è veramente molto comodo. Anzi, direi che è più comodo ricaricare questo fucile a pompa che i caricatori delle vostre pistole, in quanto questo è sempre pronto ad essere ricaricato, mentre i caricatori delle pistole dovete sfilarli, ricaricarli, rimetterli dentro. Senza parlare poi del fatto che una conversione a linea d'aria esterna, quindi renderlo completamente HPA, è estremamente semplice. Finalmente Secutor infatti ha prodotto e cicciato fuori un fucile veramente ben realizzato ad alta funzionalità con un prezzo inferiore e caratteristiche tecniche identiche. Grazie alle dimensioni ridotte e alla sua compattezza è utilizzabile in maniera perfetta all'interno di ambienti CQB, riuscite a girare e puntare in maniera semplice senza paura di andarvi a sporgere più di tanto dagli angoli e quindi venire impallinati. Il consiglio che mi sento di darvi è di venire in negozio, provarlo e vedere come vi trovate. Sono sicuro che rimarrete positivamente impressionati, soprattutto grazie al look che ricorda vagamente un M870, è stato leggermente cambiato e modificato per essere sicuramente più piacevole alla vista e al tatto e a tutto il resto. All'interno della serie sono presenti altri 4 modelli, in particolare partiamo da un modello molto più compatto senza il calcio, presente bicolore e nero, passiamo poi a questo che è ovviamente un po' più lungo con la presenza del calcio e ovviamente il serbatoio all'interno, sempre bicolore come questo o completamente nero, e poi l'ultima versione, quello con la canna leggermente più lunga e attaccata al paramano, un grip angolare per permettervi di ricaricare in maniera più comoda e semplice. Bene, vi lascio con queste ultime piccole chicche, vi ricordo di iscrivervi, mettere like al video, qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video e stay angry! Estremamente valida, estremamente buona, soprattutto... Adesso lo dico, Dio! È partito. No, non t'ho detto di farlo partire. E allora? Stop. L'hai fatto partire già? Sei passato davanti, quindi ha perso il fuoco. Cos'è?